tra i ragazzi dei vicoli di Evertown, dove il pallone fa dimenticare la miseria, Lucky completa la sua squadra. E mentre il lavoro duro sembra intrecciarsi alla leggenda della torcia di Olimpia, in città sbarcano le rose nere. Dimentica lo stress, chiudi gli occhi e rilassati. Pensiamo a tutto noi. Chiudi gli occhi. Niente più fatica. Niente più fatica? Ma se sono in piedi dalle 5 del mattino? Gli occhi mi si chiudono, ma dal sonno però. Per noi è un grande onore, madame, averla qui all'inaugurazione della nuova sala. È davvero all'avanguardia. Lo so, basta con le chiacchiere, signorina. Procediamo. Ho altre faccende di cui occuparmi. Buongiorno, madame. Meno riverenze. Ti pago per lavorare, non per perdere tempo. Questi specchi devono brillare. Voglio che le mie clienti vedano anche la loro più piccola ruga. E tu, guardami negli occhi mentre ti parlo. Sono pagata per lavorare, non per perdere tempo. Venga, madame, le mostro la nuova sala. Questi pavimenti non brillano, puliteli di nuovo. Sì, madame. Pulisciteli da sola, brutta strega! Sono stanca di svegliarmi all'alba per te! Sono morta! Perché nessuno vuole capirlo? Avanti, Susan, ora basta dormire! Scrivetelo sulla mia lapide! Martire dello sport! No, anzi! Martire della mountain bike! Dopo aver condotto una vita orgogliosamente pigra, adesso lei giace immobile per l'eternità. Finalmente. Forza, pigrona, siamo in ritardo. E allora? Non sono sempre in ritardo. Mi è venuta un'idea. Io ti rifaccio il letto e tu nel frattempo ti prepari. Fai. Lo sai che è molto importante fare precolazione, Vittoria? Il saggio dice sempre: ascolta attentamente il tuo stomaco quando ti parla. Non aspettare che alzi la voce, mai. Andiamo! E Mary, sbrigati! Non sai che è maleducazione bussare insistentemente alla porta? Sei chiusa lì dentro da mezz'ora, ti prego. Non è colpa mia se abbiamo un solo bagno in due. Non ci sono abituati. E Mary, dai, apri. Sto provando uno speciale trucco antisudore. Va bene allenarti. Purché lo si faccia con stile. E io al mio stile non rinuncio. Più veloci, forza! Avanti, non rallentate. Adesso slalom tra gli ombrelloni. Più veloci, presto. Un po' di salto ostacoli. Così. Brave, ottimo tempo. Ora voglio 3 serie da 10 piegamenti. Siete pronte? Tenete sempre i piedi in appoggio. Le avversarie non hanno scampo, questo è certo. Vinceremo perché noi siamo le migliori, le migliori, le migliori. Siamo ancora in tempo per ritirarci? Io mi sono già ritirata da sempre. Non mollate, coraggio! Dovete mantenere un atteggiamento positivo, perché la vostra capitana è qui per voi e tiene alto il morale della squadra. E tu saresti la capitana? Ma certo! E chi altri? Non arrendiamoci, a volte è normale sentirsi un po' stanche, ma anche le nostre avversarie hanno lo stesso problema. Pensavo che tra siepi, cesoie e innesti ormai avessi dimenticato cosa fosse una palla. È una vita che non ti si vede in giro. Non stringi neppure la mano ad un vecchio amico. Come vuoi, tanto le tue mani...
rilascio, perché io ho un allenamento che mi aspetta. Alla prossima, ex campione. Che ci farà fare Lucky stavolta? Una gara con i delfini? Ho un'immersione senza maschera e boccaglio. Il risultato finale sarà sempre lo stesso. Fatica, tantissima fatica. Perlomeno adesso siamo a piedi. Oggi il mio fondoschiena è a pezzi. Oh. Non potrebbe più tollerare la mountain bike. Io preferirei una limousine come quella lassù. Ehi, Joe, va tutto bene? Sì, mi è caduto qualcosa. Vengo subito. Se vuoi ti do una mano. Che cosa hai perso? Un orecchino, un anello, non lo so. Voi andate pure avanti. Joe non ha mai portato orecchini. Nemmeno anelli. Peccato, io credo che le donerebbero. Che si allenino pure. Tanto contro le rose nere non hanno alcuna possibilità. Cosa? Quelle imbranate hanno il coraggio di partecipare al nostro torneo? Vorrei proprio sapere da dove spuntano. Sono tutte studentesse del college, a parte una ragazza. Nessuna di loro ha mai giocato a pallavolo, quindi non c'è da avere paura. Ah, paura! Paura! Ora guardami bene negli occhi, Pinkett. Ti sembro una che nella vita può avere paura di qualcosa? No, madame. E meno che mai di quella nullità. Chiudi il finestrino. L'aria di mare mi fa venire la nausea. Joe, vuoi spiegarci che ti succede? Succede che non voglio perdere l'unico lavoro che ho. Non me lo posso permettere. Guardate, sono le rose nere. Nel torneo sono loro le favorite. Ecco qua, le bevande ideali per le sportive. E voilà, Coppe Tropical Shake. Un concentrato di zuccheri, vitamine e sali minerali con un gusto unico. Assaggiate. Ma non dovevamo allenarci? Gustatevi il Tropical Shake. Ah, finalmente un'attività che mi piace praticare. Io andremo molto d'accordo, piccoletta. Quante calorie ci saranno qui dentro? Patty, quando la smetterai di analizzare ogni cosa? Oh, scusami. Ehi, Justin, ragazzi, che cosa ci fate qui? Tu cosa ci fai qui? E soprattutto, che cosa ci fai con quelli laggiù? Hai cambiato banda oppure stai puntando una di quelle pollastrelle? No, ma che dici, Justin? Sono compagne di corso, siamo amici. Tutto qua. Mi è venuta voglia di bere qualcosa. Andiamo, ragazzi. Quello che vuoi, amico, basta che sia fresco. Anche per me. Allora del ghiaccio in cubetti va bene. Per me un hamburger, amico. E che sia bello grasso, mi raccomando. Sì, è vero. E così voi siete compagne di corso di Mark, eh? Esatto. Anche tu sei qui per l'allenamento? Dipende, quale allenamento? Guarda che quello è il mio frullato! Allenamento di pallavolo? Mark ci sta dando una mano. Pallavolo, eh? Non mi piacciono i bugiardi, Mark McGowan. Ti conviene chiedere subito scusa. Chiedere scusa per cosa? Per preferire la pallavolo a delle grosse moto con sopra dei piccoli uomini? Chi ti ha interpellato, femmina? Chi ti ha invitato, bamboccia? Siamo qui, sorellina. Vuoi che ce ne occupiamo noi? Ce la faccio! Una femmina del ghetto come me sa tenere testa a tre bambocci dei quartieri alti! Adoro le risse! Posso partecipare? Brett, Ham! Qual era il nome della ragazzina? Joe! L'hanno chiamata Joe! Molto bene, lo terrò a mente! Sono qui, madame. Che? Ti metti a giocare a nascondino? Dove sono le schede delle squadre? Sulla scrivania. Le ho appena messe in ordine, madame. No, non pago il personale di servizio perché lascio in giro questa spazzatura. Era un mio piccolo presente per lei. Spike, Wild, Best, Pantere e Carioca. Già dai nomi queste squadre fanno pena. E questo cos'è? È lo schema del torneo.
Due gironi di tre squadre ciascuno. La prima del girone A si scontra con la seconda del girone B e viceversa. Poi le due squadre vincenti vanno in finale. Ah, non ci ho capito un bel niente. Inchiet, spiegati meglio. Sei il solito incapace. Ma certo. Ecco, le regole del torneo sono le seguenti. Regole? Ah! Cosa vuoi che mi importi delle regole? Sono solo inutili complicazioni. Le regole non servono, perché tanto alla fine sarò io a vincere. Ecco, a tal proposito, madame, ho stilato una lista di persone su cui fare pressioni a scopi negoziali e o intimidatori.